Siamo con Rosanna Della Valle, artista nata a Caserta e d'adozione ormai da tantissimi anni a Roma. Abbiamo la fortuna di poter ospitare una grande mostra monografica qui a Candelara. Rosanna, perché hai scelto di venire a esporre qui da noi, in questo piccolo paesino della provincia pesarese? A me i paesini medievali piacciono moltissimo. Le location sono molto belle, accoglienti, proprio per avere spazi respirabili, no? E quindi per questo. E poi perché la gente di Candelara mi ha dato la possibilità di poter rivisitare in qualche modo un periodo quasi storico per me. Per cui è stata un'ottima, diciamo così, occasione. E ho accettato volentieri. Rosanna, qui ci troviamo di fronte a opere degli anni 60 in cui c'è una bella ricerca materica. Sì, io sono molto legata a queste opere perché sono state fatte, elaborate con grandi maestri, Leoncillo, Colla, Calò, tutti maestri del periodo 60, gli anni 60, che sono ormai maestri storici, per cui io sono legatissima perché ricordano momenti particolari della mia vita. Per questo ho voluto dare valore, diciamo, un ricordo a opere alle quali sono molto legata. Continuiamo il viaggio nella mostra di Rosanna e qui vediamo una evoluzione. Qui è protagonista il colore e la materia. Sono momenti diversi, diciamo, e anche perché poi sono sperimentazioni diverse anche, no? Perché non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre lavorare, continuare a ricercare una forma di espressione diversa che possa soddisfare se stessi e anche il momento in cui si elaborano queste cosiddette creature. Proseguendo il viaggio arriviamo alle opere degli anni 2000 in cui è protagonista la luce e le grandi città. Sì, la luce perché è stata sempre protagonista nelle opere di qualsiasi pittore, perché credo che la luce è tutto, è colore, quindi diciamo così, io cerco di sperimentare il colore e quindi dare luce ai soggetti che rappresento. Questa è una tecnica particolare perché adotto, diciamo, colori serigrafici con il diluente e quindi un po' diventa casuale, diciamo, la combinazione dei colori è molto evoluta, per esempio come in questa opera in cui Roma offuscata è il titolo, in cui il colore è quasi così, ha una combinazione casuale, però nella parte di fondo forse si nota Roma nel cosiddetto caos di oggi, ecco, però questo mi dà molta soddisfazione perché rappresenta quello che è il mio stato d'animo in alcuni momenti della giornata. Rosanna Della Valle, pittrice, ma anche ceramista, scultrice e tante altre arti, anche le cosiddette arti minori, perché ti sei occupata anche di presepe, di Sì, restauro, sì. però qui abbiamo delle bellissime sculture. Sì. Spero siano gradite come sculture. Lavoro con l'acido muriatico. Acido muriatico e travertino. L'acido corrode il marmo, per cui mi dà quella sensazione di distruzione e di costruzione allo stesso momento. E poi anche qui le ceramiche sono per me, ci parto, lavoro con Leoncillo, con tutti i maestri della ceramica, per cui lavoro come quando giovanissima, ho lavorato la ceramica a questo modo, ricercando il colore, ricercando nuove materie, nuove combinazioni, perché la ceramica, tra l'altro, è il risultato molto dal forno, nonostante la capacità tecnica o la possibilità di lavoro, però il forno quello poi è la risultante di quello che è il nostro lavoro. Concludiamo questo viaggio in questa bellissima mostra, Rosanna, con questo omaggio meraviglioso che hai fatto interpretando Candelara.
candelare il paese, candelare la festa. Eh sì, non si può modificare la bellezza di Candelara. Quindi io l'ho rappresentata in modo figurativo, in un notturno, con il contrasto delle candele che sono tipiche di questa zona, di questo territorio, e non a caso Candelara. Per cui ho voluto dare questa immagine no del notturno. Questa è quasi esaltare l'arco, la volta, l'orologio, tutti elementi che non possono essere modificati se non riportati nel modo più realistico possibile. E i fiori, che sono la bellezza di questa zona, perché dovunque si va a Candelara ci sono fiori che abbelliscono e profumano il territorio. Quindi questo è un omaggio che ho voluto fare e grazie anche a Lorenzo che mi ha dato questa possibilità di scoprire in queste zone bellezze che forse andavano nel dimenticatoio. E quindi grazie Lorenzo e a risentirci. Grazie Rosanna. Ciao, grazie Ciao. molto. Rosanna Della Valle, un'artista nazionale che viene qui ad esporre nel centro di Candelara, nel borgo antico di Candelara, che è la dimostrazione come questo territorio, questa provincia, questa regione sia ricca di arte, di storia, di cultura, di centri storici. Questa iniziativa culturale è anche questa, organizzata dalla Proloco e quindi anche grazie ai volontari è stato possibile questo evento. Valorizziamo queste opportunità culturali affinché possano diventare un'occasione anche economica, perché la cultura ovviamente è anche un'occasione di sviluppo economico. È questa una serata molto particolare per il nostro territorio, ma soprattutto per le possibilità che il nostro territorio dà agli artisti che vengono ad esporre in questo paese. C'è una passione dietro, è la passione di questi ragazzi che si sono messi in gioco per far riscoprire l'arte, l'arte soprattutto dei nostri artisti, ma anche di persone che vengono dal di fuori della nostra regione. Credo che siano indubbiamente degli aspetti da non sottovalutare, unire il territorio all'arte. Io spero indubbiamente in un aspetto che come assessore all'istruzione non voglio sottovalutare, che quest'amore dell'arte venga trasmesso ai ragazzi, ai bambini. Un artista di fama nazionale che omaggia il nostro territorio con le sue opere. E per questa ulteriore mostra che la Proloco fa, un ringraziamento a Lorenzo Fattori per il suo impagabile lavoro, un ringraziamento a Rosanna Della Valle per questa grande prova di attaccamento al territorio, un attaccamento che è dimostrato anche dalle bellissime rappresentazioni da lei fatte del nostro paesaggio. Che ci dimostrano anche che la bellezza e a volte le cose che noi abbiamo attorno non sempre le percepiamo come sono, ma vengono percepite al meglio da chi è di fuori.